Salve, oggi vi voglio parlare di questa telecamera esterna ai jack. Stiamo parlando di una videocamera esterna wifi di buona qualità. Oggi si trova su Amazon anche alla cifra di più o meno 80 euro. Prima costava almeno 100-120 euro, ecco. All'interno di questo scatolo, di questo contenitore, troverete le istruzioni tradotte anche in 3-4 lingue, ecco. All'interno dello scatolo, adesso qualche pezzo già l'ho montato, ecco, troverete la videocamera esterna. Si presenta bella robusta, vedete, molto massella. È corredata anche con questa, vedete, sfera. Io ho posizionato già un pezzo, la staffa, sul muro esterno. Volendo, questa la potete anche collegare con questa sfera, vedete, a calamita, ecco. Potete sempre regolare poi l'inclinazione, potete sempre poi regolare l'inclinazione spostandovi in questo modo sulla sfera e trovare il punto a voi perfetto per le vostre esigenze, ecco. Io comunque l'ho messa con una staffa esterna che faremo vedere dopo. Come dicevo, la telecamera si può anche montare con la staffa, si avvita in questo modo, vedete, e poi all'esterno ho messo già una staffa dove poter poi agganciare in maniera pratica la telecamera. Basta solamente inserire sulla staffa questo supporto e stringerlo. Troverete nella confezione anche dei tasselli con le viti e troverete anche questa spilletta che probabilmente servirà anche per resettare la telecamera, per accedere alla scheda di memoria, quella che servirà anche per collegare anche la wifi, si agisce in questo sportellino di gomma ermetico, ecco. Ecco qua, abbiamo già la scheda, vedete, questa qua, e abbiamo anche un punto che serve per accenderla, anche per resettarla, e c'è anche un attacco USB per la ricarica della stessa. Non troverete il caricatore, però si può caricare anche col computer e anche con un altro tipo di caricatore simile. Ecco il cavetto. Questo cavetto lo troverete in dotazione. Questo cavetto vi verrà dato in dotazione, un cavetto USB, ecco qua, che potete inserire nel suo alloggio, ecco. Ecco qua. Adesso voi potrete caricare la batteria che veramente dura molto, ecco, fate che dura almeno 2 mesi quando la mettete in funzione, poi dipenderà anche dall'impostazione che vorrete dare alla telecamera. Questo potete utilizzare anche un caricatore, non dico proprio quello originale, ma potete anche metterlo al computer oppure un caricatore più o meno simile. Io sono riuscito a caricare la batteria con questo caricatore di un cellulare. Un cellulare più o meno uno smartphone, ecco. Vedete le caratteristiche, troverete poi un caricatore uguale e poi con il suo cavetto potete tranquillamente caricare la telecamera. Ecco. Questo è il manuale tradotto in diverse lingue, è abbastanza completo, ecco. Troverete tutte le istruzioni per il collegamento wifi. Ecco, avete la batteria, ecco. Poi avete questa sfera di montature in metallo, poi avete montature in metallo ancora questa qua, vedete? Poi avete anche. Adesso evito di farvi vedere tutti i particolari che potete sempre scoprire a casa vostra, ma entriamo adesso proprio nel cuore della telecamera. Per poter collegare la telecamera bisogna agire su un'applicazione chiamata Cloud Edge. Potete scaricare questa applicazione sia con App Store iOS e invece con Google Play con Android. Io ho scaricato con Android, quindi con Google Play.
Entrando nell'applicazione vi chiederanno due informazioni, voi metterete sempre sì. Quindi acconsentite a queste due informazioni per poter entrare nel vivo della telecamera. Ecco. Poi vi chiederanno di creare un account, quindi di registrarvi. Dopo che vi sarete registrati, la cosa importante adesso è quella di configurare la videocamera con l'app. Per fare ciò, prima dovete inserire la scheda come ho fatto vedere io, la microscheda nel suo setto, ecco, nel suo alloggio, e poi dovete accendere la videocamera. Bisogna prima mettere la scheda, altrimenti non sarà rilevata la microscheda, ecco. Quindi adesso noi che facciamo? A questo punto possiamo accendere in questo modo la videocamera premendo il tasto di accensione. Teniamo premuto per qualche secondo e vedete uno scatto. Se ci fate caso, già c'è la lucetta rossa, vedete? Comincia a fare la sua configurazione. È da premettere che questa videocamera supporta Wi-Fi a 2,4 GHz e non supporta i 5 GHz. Ecco. Per farvi notare meglio i passaggi, ho preferito eliminare l'installazione che avevo fatto della mia videocamera. Vi trovate in questa schermata qua, vedete, e dovete mettere aggiungi dispositivi. Si prega di accendere il dispositivo. Ecco, e vi dice si prega di accendere il dispositivo. Prossimo. Si prega di ripristinare il dispositivo. Premere 5 secondi sul pulsante reset. Attendere che l'indicatore LED lampeggi rosso. Vedete, adesso noi dobbiamo agire in questo modo, in questo punto, per 5 secondi. Ecco, lampeggi rosso. Quando abbiamo resettato il dispositivo, vedete la lucetta rossa che lampeggia. Ecco. Andiamo avanti. Prossimo. Seleziona la rete wireless che desideri connettere. La vostra wifi la dovete ovviamente adesso configurare. Io metto la mia. Prossimo. Si prega di tenere il codice QR MOB davanti all'obiettivo del dispositivo, da circa 15 cm a 20 cm. Inizierà a connettersi con la rete dopo aver sentito il tono. Adesso dobbiamo avvicinare, vedete, in questo modo a 25 centimetri. Ecco qua, è già partito, ecco, il codice. Prossimo. Collegamento. Per favore, aspetta un attimo. Dopo che avete connesso, vedete, il dispositivo adesso trovato, vedete, fatto. Ecco qua. E questo è il numero. Dispositivi, vediamo che dice. Se ci fate caso, è già la telecamera in funzione. La telecamera adesso è stata già avviata, vedete, adesso c'è un rumore di fondo. Si trova vicino al microfono, chiaramente adesso c'è un rumore, però vedete che è già attiva. Notate la qualità. Vedete? Sullo smartphone potete in remoto adesso poter. Ecco qua. Potete scegliere in HD e LD. Una volta entrati nel dispositivo, potete configurare la sensibilità dell'allarme. Quindi rilevamento allarme, vedete, abbiamo basso, alto, io ho messo alto, potete anche intervallo di allarme disattivato 2 minuti e potete fare quello che volete. Per verificare tutte le volte che l'allarme si è inserito, si può andare a vedere su playback.
Avete anche notifica sullo smartphone di questa roba, ecco. Potete sempre controllarlo in remoto. Vado su Play Black, vedete. Allarme. Tutte le volte che l'allarme si è inserito, potete verificarlo in questa schermata. Mettiamo l'ultimo. Alle 13:01, vedete. L'allarme si verifica quando passa un oggetto davanti, quando c'è movimento. Potete sempre regolarlo nella sensibilità. Ok, chiudiamo la schermata, avviamo di nuovo il programma. Ecco qua. Ho dimenticato, quando inserite il dispositivo potete mettere il nome. Io l'ho omesso, potete mettere il nome che volete, ecco. In questo caso mi ha dato un codice, vedete, 06 eccetera eccetera. Potete mettere casa, esterno, garage, quello che volete. Notifiche. Messaggi d'allarme, vedete. Potete trovare tutti i messaggi d'allarme già direttamente registrati sulla scheda e potete comunque verificarli tramite smartphone. Adesso io vado a collegare la telecamera all'esterno della casa e faremo vedere alcune cose. Ecco qua, adesso io devo inserire solamente questa staffa in questo modo. Ecco qua. Adesso io la monto all'esterno e faremo vedere poi come funziona. Ecco, come vedete adesso la telecamera è stata posizionata all'esterno e si nota la macchina, l'ingresso. Volendo si può anche girare un po' diversamente. Al momento l'ho messa così provvisoriamente, posso sempre regolarla meglio, ecco. Anche di notte si vede benissimo, anche a colori. Quindi sicuramente un'ottima telecamera. Facile anche da installare, anche se sembra difficile, ma poi se riuscite a leggere bene le istruzioni, vi posso assicurare che è un'ottima videocamera di sorveglianza. Ecco. Bene, il tutorial è stato così così perché mi trovavo a non poter filmare col mio smartphone, quindi ho utilizzato un'altra telecamera. Spero che in parte vi possa essere utile. Alla prossima occasione da Michele Expert, preparate per vincere di Cosenza.